cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, come di consueto, i nuovi contagi da coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sono 22.211 i nuovi positivi al Covid a fronte di 462 vittime. Questo è quanto stato reso noto dalla Protezione Civile Nazionale. Continua a salire il tasso di positività al Covid, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% della giornata di giovedì. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 157.524. Le persone attualmente positive salgono per il secondo giorno consecutivo, mentre invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono di 2 unità nonostante i 145 nuovi ingressi registrati. Nei reparti ordinari ci sono 22.822 persone. Le vittime invece da inizio pandemia sono 74.621. Cresce in maniera lenta ma progressiva il rapporto tra positivi e tamponi anche in regione Campania, fermandosi all'8,47% contro l'8,17% di ieri e il 7,75% di 2 giorni fa. Si allenta però la pressione delle terapie intensive, con 104 posti occupati a fronte dei 656 messi a disposizione dalla regione. Si registrano però 20 nuove vittime, di cui 17 risalenti ai giorni scorsi e censite soltanto nella giornata di ieri. Il numero di tamponi processati è stato alto, 20.458, che ha fatto registrare 1.734 nuovi positivi, di cui 203 sintomatici. Lenta decrescita della curva del contagio, come si diceva, che si è fermato al 14,1% su base nazionale, e con questi numeri la situazione è ancora particolarmente preoccupante in vista di quello che sarà il termine ultimo del decreto Natale fissato per il 6 di gennaio, che comporterà poi il rientro delle 20 regioni italiane nelle 3 diverse fasce di rischio epidemiologico. Il rischio maggiore c'è soprattutto per Veneto, Liguria e Calabria, che secondo quello che è l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità hanno superato il valore 1 di RT e dunque potrebbero subire maggiori limitazioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che, appunto, dopo questo ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci sarà il rientro di tutte le regioni in fascia gialla, ma sarà il Governo a dover decidere in un incontro che verrà effettuato proprio con l'Istituto Superiore la prossima settimana, in attesa dunque di novità per quello che sarà il periodo post-epifania. Sono 45.667 le persone vaccinate contro il Covid in Italia, secondo quanto reso disponibile dal portale del commissario straordinario Domenico Arcuri. In testa c'è la provincia autonoma di Trento, che ha somministrato 1.730 dosi, circa il 35% di quelle disponibili, seguite dal Lazio, che ha utilizzato il 20% delle 45.805 dosi a disposizione, e Friuli Venezia Giulia, che ha utilizzato il 16,3%. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da 40-49 e 30-39. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso il via tra il 30 e il 31 di dicembre, ha interessato operatori sanitari e sociosanitari, personale non sanitario e ospiti delle RSA. E proprio del vaccino e del periodo Covid ha parlato Giuseppe Fiorentino, pneumologo che dirige il Dipartimento di Emergenza Covid dell'azienda dei Colli di Napoli. Ha detto: temevamo che dopo il calo successivo al secondo picco il virus si sarebbe riaffacciato con maggior prepotenza, ma questo al momento non è ancora accaduto, e la dimostrazione che queste restrizioni che sono state indicate dal governo sono indispensabili. Il contenimento della diffusione del Covid si basa sul distanziamento fisico e la profilassi igienica, che parte dalla mascherina e dal frequente lavaggio
delle mani sulla detersione della pelle è stato ottenuto un buon risultato, ma c'è ancora troppa difficoltà a capire la necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale e soprattutto le modalità con cui dovrebbe coprire naso e bocca. L'assembramento, che è ormai una parola familiare, ha detto il dottor Fiorentino, ce ne sono ancora troppi, soprattutto i giovani, che spesso rappresentano la fascia più alta di positivi asintomatici. Si sentono al sicuro perché non accusano sintomi, ma diventano dei veri e propri untori silenziosi, in particolar modo per i genitori e i nonni. Adesso siamo appunto preoccupati per gli anziani, dovremo valutare quello che è il bilancio dopo le feste. Il professore ha anche parlato del vaccino, ha detto la campagna è solo agli inizi, mi esprimo, ha detto il professore, per i miei reparti dove ci sono circa 100 unità lavorative, tutti hanno aderito e alcuni di noi che lavorano in prima linea hanno già ricevuto la prima dose. Credo che a breve verrà completata l'immunizzazione di tutto il personale. D'altronde i colleghi di altri presidi campani mi hanno riferito di una risposta compatta a quello che è stato l'appello istituzionale alla vaccinazione anti-Covid. Almeno in Campania non dovrà essere imposto tutto ciò per legge, sono sicuro, ha concluso Fiorentino, che i nostri concittadini raccoglieranno questo invito, perché al momento è l'unico strumento che abbiamo per poter tornare alla vita normale. Noi napoletani siamo abituati ad abbracciarci e rinunciare al contatto fisico è una sofferenza, e prima ne usciamo e meglio è. E siamo in Campania perché la Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo fino alle ore 22 di sabato 2 gennaio. Su tutto il territorio regionale ci saranno venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 relativa ad Alta Irpinia e Sannio e della 7 del Tanagro, l'allerta, oltre il vento, riguarda anche le precipitazioni, che potranno avere carattere di rovescio o temporale anche intenso. La criticità idrogeologica è quella di colore giallo. Sono stati segnalati possibili fenomeni come allagamenti di locali interrati e pian terreno, scorrimento delle acque nelle strade, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e possibili cadute di massi in più punti del territorio. Proprio per questo la Protezione Civile ha raccomandato a tutti gli enti competenti di attivare quelle che sono le misure per prevenire e contrastare questi fenomeni, sia per il dissesto idrogeologico sia anche per le conseguenze dei venti forti e delle violenti mareggiate. A Caserta, bollettino ASL emanato appunto dall'azienda sanitaria locale certifica nelle ultime 24 ore 209 contagi a fronte di 1.665 tamponi processati, per un tasso di incidenza che si ferma al 12,5%. Si registrano anche 116 guariti e 13 vittime, di cui una persona è deceduta ad Alife, Aversa, Liberi, Presenzano, San Nicola, Sessa Aurunca, mentre due sono decedute a Teano, Piedimonte Matese e Pignataro Maggiore. Al momento in tutta la provincia ci sono ancora 4.813 persone positive al virus. Ora un fatto di cronaca: a Villa Literno i carabinieri della stazione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone e della stazione di Castelvolturno Pinetamare hanno arrestato per il reato di rapina un 42enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale. Durante la notte l'uomo, lungo la SS Domiziana del comune di Castelvolturno, armato di coltello a serramanico, ha minacciato una 62enne di Mondragone, costringendola a scendere e a consegnargli la sua autovettura, a bordo della quale si è poi dileguato. È stato intercettato dai militari a Villa Literno, bloccato e arrestato, mentre il veicolo è stato recuperato e restituito all'avente diritto. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria. Chiudiamo con il calcio: stanno facendo il giro del web le immagini di Victor Osimhen, protagonista di una festa in Nigeria senza il benché minimo rispetto delle normative anti-Covid. Al suo rientro in aeroporto il nigeriano si è sottoposto a tampone molecolare che ha dato esito positivo. È in questo momento asintomatico, ma non ha incontrato alcun componente del gruppo squadra. Sulla veridicità temporale delle immagini c'è qualche dubbio. L'autore
dei video che sono pubblicati e presenti sui social network, l'artista Golden Michael in alcuni commenti ha chiarito che il tutto risalirebbe a 2 anni fa. Eppure le mascherine e la maglia del Napoli di questa stagione fanno sorgere più di qualche perplessità. In ogni caso è pressoché certa la multa da parte del Napoli, che non ha affatto gradito il comportamento del calciatore, e anche molti tifosi si sono detti indignati sui social. Un altro problema legato alla figura dell'ex Lille è l'impegno di Supercoppa Italiana in programma il prossimo 20 di gennaio per il Napoli. Il Covid è un rischio reale ed è stata messa a serio rischio quella che è la ripresa del rientro del calciatore, dunque non è da escludere che possa saltare appunto l'impegno di Supercoppa contro la Juventus. Infine una bella intervista che è stata concessa alla Gazzetta dello Sport da Papa Francesco, che tra i vari argomenti ha parlato anche di Diego Armando Maradona. Ha detto il pontefice: ho incontrato Maradona durante una partita per la pace nel 2014, ricordo con piacere tutto quello che ha fatto Maradona per la Scolas Occurrentes, la fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha dato gioia a milioni di persone in Argentina come a Napoli, ma non va dimenticato che era un uomo particolarmente fragile. Un ricordo personale legato a Maradona, legato alla Coppa del Mondo dell'86, quella che è stata vinta proprio dall'Albi Celeste grazie ad una straordinaria competizione del numero 10, ha detto il Papa: mi trovavo a Francoforte, era un momento particolarmente difficile, stavo studiando la lingua e raccogliendo materiale per la mia tesi, non avevo potuto vedere la finale, ho saputo soltanto il giorno dopo del trionfo argentino contro la Germania, quando una ragazza giapponese ha scritto sulla lavagna "Viva l'Argentina" durante una lezione di tedesco. La ricordo, ha detto il Papa, personalmente come la vittoria della solitudine, perché non avevo nessuno con cui condividere la gioia di quel trionfo. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di giornata.